Sono stati 2 anni e mezzo di buon lavoro, di un rilancio di una forza politica che si è messa a disposizione della città, ha avuto il coraggio di fare primarie vere quando si è trattato di scegliere il suo sindaco, quindi si è conquistata l'amministrazione. Abbiamo trovato un po' i cassetti vuoti, questo va detto, succede, ci siamo rimboccati le maniche, adesso anche un governo più amico dei sindaci che ha sbloccato il patto di stabilità, perché noi nel 2016, e qui devo ringraziare veramente gli uffici tecnici del Comune di Fano che hanno dato prova di grande professionalità, riusciremo a mettere in campo 16 milioni di opere. Chiaramente non risolveremo tutti i problemi, ma andiamo avanti, e anche l'ufficio Europa che si è formato ci consente di partecipare a tutti i bandi che stanno uscendo. Il prossimo impegno come partito sarà il congresso nel 2016. Bene, il congresso lo facciamo insieme a Pesaro, cioè sono tanti giovani che sono entrati nel partito, faranno esperienza e avremo una cosa assolutamente importante per chi crede nella politica sana, cioè un partito che elabora, che si mette a disposizione dei cittadini, che sta in mezzo alla gente, verifica i problemi e li gira poi alla politica che deve amministrare.